Va bene, ragazzi, ci siamo. Siamo pronti. Non ti danno il ticket 5 stelle per Seppo. Ti hanno dato la Nameless. È quella l'arma che ti hanno regalato. Ti hanno regalato direttamente la Nameless 5 stelle per Seppo. Almeno da quello che hanno detto era quello che doveva essere. Allora, va bene. Cominciamo con sti ticket, dai. Vediamo cosa troviamo. Sì, è la Nameless l'arma che ti regalano. Allora, vediamo. Ok, Cloud non è con la skin alternativa, quindi potrebbe essere multivuota. Vediamo se l'animazione invece ci aiuta. Perry ho schivata? Perry! Madonna mia! Cominciamo da Dio! Madonna, io e Sephiroth abbiamo un legame speciale. Anzi, aspetta, vieni qua che così ti faccio vedere da tutti. Va bene, non sei Young Sephiroth, però. Non sei Young Sephiroth, però il mio talismano ce l'ho. Il mio talismano c'è. Non è Young Sephiroth, però me lo metto qua sulla spalla come i pirati, no? Con... qua, me lo metto sulla spalla. Allora, vediamo cosa c'è. Allora, prima arma. Content Creator Boost. Ah, ok, Fairaga. Questa qui è la prototype Crimson, che sarebbe la Fairaga. Che sinceramente non me ne frega nulla, però va bene. È pur sempre sub, sono pur sempre sub weapon queste. Bravo, tu stati qua, fammi la spalla. Ok, questa è la Alloy Sword, che non è quella che mi interessa di più. Se ottenessi qui già la Inobi sarebbe tanta roba. Ah, un'altra Crimson. Quindi già Crimson con Overboost. Boh, possiamo andare avanti. La Crimson ovviamente non mi interessa, perché giustamente va bene che ha Fairaga, può essere comoda magari per un farming se dovete battere più nemici, però oltre quello sinceramente non mi interessa più di tanto. Torniamo indietro e rifacciamo il rituale. Voi sapete che io ho il metodo giappino dalla mia parte. No, I don't think it comes from Crisis Core. Allora, Cloud non... sì, la puoi usare contro Shiva, ma... è comunque un attacco AOE, quindi essendo comunque un attacco AOE ha una potency più bassa di base. Cioè, ha una potency più bassa di base. Quindi o la porti con overboost molto alto, oppure... ci fai pochino, in realtà. Meglio un Fireblow a quel punto. Buona! Schivata. Una sola, questa volta, va bene. Però va bene, mi va bene anche una sola. Sinceramente. Cioè, a quel punto, meglio avere un Fireblow, perché comunque Fireblow ti costa solo 3 barre ATB e sei più veloce nello spammarlo. A differenza comunque di un Fairaga, che hai meno potencies e devi sprecare 4 barre ATB per utilizzarla. Oh, la Inobi 4 stelle mi è uscita, nuova, che non ce l'avevo. La mia prima Inobi è una 4 stelle. Mi sarebbe piaciuta 5 stelle, però. Però va bene così. Vediamo se magari esce qui. Ah no, la Shira Blade Model 1. Aspetta, la Shira Blade Model 1 è quella... vabbè, che ovviamente mi è evoluta. Ecco, quella con il... allora, la Shira Blade Model 1 è praticamente l'arma con il moltiplicatore più alto, perché ha il 500% di base, però non è elementale. Quindi... però è buona. Cioè, questa potrebbe essere comunque una buona seconda arma. Cioè, se non avete la Inobi o non avete la Nameless, che magari l'avete portata più alta, questa potrebbe essere una buona seconda arma.
perché è comunque magica ed ha un ottimo moltiplicatore di danno. Quindi è molto buona, è molto buona. Vai, portami fortuna, portami fortuna. Vai, fammi prendere una Inobi subito, boost 1, così. Dai, portami fortuna. Ah, questa è vuota. Male. Va bene, abbiamo compensato da un lato con le 3 stelle, con le 3 5 stelle di prima, direi. Abbiamo compensato un pochettino, una multivuota. La posso anche accettare. Una multivuota in compenso alle 3 5 stelle, diciamo che bilanciano. Diciamo che bilanciano. Niente, Sephiroth senza skin alternativa. Dai, su, portami fortuna. Fai un Octa Slash qui, spacca tutto. Dammi 10 armi 5 stelle, per favore. Dovrebbero fare come Opera Omnia. Cioè che se non puoi fare... Esatto, se non puoi fare l'AOE... Oh, Perry, ottimo. Che se non puoi fare l'AOE... Ti aumentano le potencies della skill. Sì, dovrebbero secondo me anche fare questa cosa. Ciao Valecor, ho trovato la Nameless 3 volte più uno che ti dà aspetta, 3 volte più uno che ti dà 2 volte la Glared, una Edge e una Crimson. Non è male. Secondo me con una Edge in più saresti stato anche meglio, però ci sta. Va bene, nel senso, ti è andata molto bene. Io ancora, figurati, non ho trovato neanche una delle armi che voglio, quindi... Ti prego, la Inobi 5 stelle, almeno una dammela qua. Ah, Nameless. Va bene, va bene. Ok, primo overboost della Nameless. Ok, ok. Aspetta, mettiti qua. Ma non ce la fai a stare in equilibrio da solo, tipo così, no, vero? Perché sì, mi sta facendo un po' male il braccio a tenerti così, però vabbè. Ti tengo volentieri, ti tengo così. Ti tengo così. Because Loveless is from Genesis, non from Sephiroth. Dai, ora qui ce ne vuole una con 5 armi, 5 stelle. Per concludere mi devi dare 5 armi 5 stelle. Dai. Così, giusto per concludere in bellezza. Bello il Perry. Bravo, dai. Una. No, niente, una sola. Niente, una sola. Vabbè. Dai. Una Inobi qua sarebbe veramente top. Eccola, va benissimo. Una Inobi qui va benissimo. Così ora pullando dall'altro lato, qua va benissimo. Ora vediamo qua come vanno gli stamp, eh? Allora, mettiti qua davanti così, stai qui davanti, un secondo, ecco qua, così. Allora, perché tanto una Edge la prenderemo comunque, perché arriverò al sesto, ovviamente arriverò al sesto coso, al sesto stamp, quindi una ce l'abbiamo. Spero di trovarne di più, perché ovviamente spero di trovarne di più. Cioè, mi sembra abbastanza ovvio trovarne di più. Cioè, mi sembra decisamente ovvio, però... Sculo giù. Va bene, dai, andiamo a vedere. Nameless più 3, la Edge più 1, e la Shire Model 1 e la... Ah, buon, top! Guarda, secondo me, ripeto, le combinazioni migliori sono Edge, Nameless o Edge, Inobi. Queste sono le cose migliori, secondo me. Ok, sì, queste vanno bene. Facciamo il metodo giappino anche qui.
Vediamo quanti stamp. Cominciamo bene. Cominciamo molto bene. Cominciamo benissimo. Con gli stamp cominciamo benissimo. Però speriamo che almeno... No, Cloud non è con la skin alternativa. Già, stiamo cominciando bene. Devo ammettere che dopo quei ticket stiamo cominciando bene. Oh, svegliati però. Svegliati e cerca di... Svegliati. Vai, un Perry. Buonissimo, ok. Ok, va bene. Una sola, che è di Eris. Quindi una Fairy Tail abbiamo preso. Perché di Eris io in teoria ho messo la Fairy Tail. Non è male. Buona, un overboost nella Fairy Tail va bene. Vediamo se lei... Ok, overboost per la Fairy Tail, ottima. Ok. Se ne dovessi trovare un'altra di Fairy Tail, la cambio. Ovviamente cambio il... Perché già uno o due overboost per la Fairy Tail mi vanno bene. Quindi ci sta. Ecco, se trovi la Fairy Tail... Ecco, madonna, Sheldor, ti sei letteralmente condannato da solo. Vai, andiamo. Qua ora tre stamp per... Due, vabbè. Me ne dovevi dare tre per bilanciare, in realtà, bastardo. Giusto per dire. Se troviamo un'altra Fairy Tail, ovviamente cambierò, perché due overboost sono più che sufficienti per l'Overtail. Per la Fairy Tail, che Overtail. Mi è uscito un nome combinato. Allora, vai. Schivata o Perry. Ok, va benissimo. Che è di Barrett. Allora, di Barrett mi va bene la W Machine, se proprio vuoi darmela. Ah no, la Flame Project. Vabbè. Mi sarei accontentato di una W Machine, sinceramente. Però, ok. Va bene. È nuova, quindi ci sta. 50 ticket di Seppo sono con il livello e con il character growth? Sì. Basta che li fai uscire. No, off-banner. Off-banner. Barrett for me is an off banner. Ok, ora dammi tre stamp. Per pareggiare dammi tre stamp. Altri due. Va bene, pezzo di merda. Ciocobo di merda, ti spezzo le alette. Ci faccio le alette tipo... No! Non si maltrattano gli animali. Dai, su. Off banner are 0.01. 0.8 wishlist e 1% main weapon. Seppo rema contro. Non mi stanno andando benissimo, Cioè, va bene che mi stanno uscendo le 5 stelle, però me ne sta uscendo una sola. Oh, la prime number. Attenzione, Matt. È uscito Matt. È uscito Matt, forse finalmente ho la prime number. Figurati. Figurati se mi usciva la prime number. Figurati. Cioè, proprio zero, impossibile. Non l'hanno messa nel gioco la prime number. È incredibile questa cosa. È incredibile. È incredibile. È decisamente incredibile questa cosa. Vabbè, qui dobbiamo ottenere per forza... Ah, bene. Vabbè, qui otteniamo per forza l'arma di Seppo, quindi va bene.
Quindi qua possiamo skippare, perché tanto proprio mono oro, proprio tristezza infinita. Però è questa, una copia ce l'abbiamo e va bene. E va bene. Se magari me ne riuscissi a dare una copia in più o anche due, sinceramente mi andrebbe bene. Mi andrebbe bene. Tanto dobbiamo arrivare fino alla skin, quindi. Due. Niente, impossibile rollare la prime number, è proprio zero. Impossibile. Letteralmente impossibile. Dai, dai, su. Dai, 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 su. Ora qua ci vogliono tutte copie. No, ci vogliono tutte copie. Tutte copie ci vogliono, subito. Aia. La prima vuota. Non sta andando bene. No, non mi piace questa cosa. Torniamo indietro. Rifacciamo il metodo classico. La prima vuota non si scorda mai. Dai, su. Tre stamp. Ottimi. Buoni. Ok, così già qua siamo praticamente vicini alla skin. Ok. Dodge, yes, Dodge is wishlist or at least 5 star. Dai, dai, dai. Dai, su. Madonna mia, un'altra vuota. Ah, 6 ore non è detto che sia una 4 stelle o una 5 stelle, eh. Potrebbe anche essere una 2 stelle, però con tutte e quattro le statistiche. Seppo, non ci siamo più, eh. Sta finendo qui la fortuna, non va bene. Una sola copia di entrambe è pochino, eh. È molto pochino. È molto pochino. È molto pochino qui, eh. È molto pochino. Dai, su. Concentrati, concentrati. Guardalo tu, guardalo con lo sguardo truce. Guardalo con lo sguardo cattivo. Guardalo con lo sguardo cattivo, con lo sguardo truce. Col tuo sguardo cattivo, che non, vabbè, non è cattivo perché è tenero, però provaci. Provaci con lo sguardo truce. Ok. Ok, che abbiamo Lucia ed Eris, quindi mi sa un'altra Fairy Tail. Oddio, potrebbe essere un'altra Fairy Tail e l'arma di Lucia, che in realtà non sarebbero male, però non sarebbero male. Non sarebbero male. Sì, va bene, ma ho trovato la Fairy Tail volendo, ma non ho trovato copie dell'arma di Seppo. Ah, questa è la 3 stelle. Allora, vediamo. Ok. Quindi un altro overboost mi va bene. Quindi ora la Fairy Tail la levo dalla wishlist. Minchia, si sta avvicinando il brutto tempo. Sì, ok, buona, buona. Buona, buona, mi piace. Buona, mi piace. Buona, va benissimo. E abbiamo preso anche la skin, ovviamente. No, non mi interessa. Non lo supererò mai. Non lo supererò mai quel tipo. Allora, andiamo indietro.
togliamo dalla wishlist la Fairy Tail, perché tanto non mi interessa più, e mi metto l'Hard Edge. Allora, quante gemme abbiamo? 21.000. Oddio, io continuerei un altro pochettino. Perché, sinceramente... Sì, io continuo. Volevo arrivare a quest'altra 5 garantita, ma... Di sto passo mi sa che... Mi conviene fermarmi. Ok, va benissimo. Oh, dai, chi sono? Glenn e Seppo. Glenn? Che cazzo ci fa Glenn? Niente, è praticamente un'immagine che ho messo su Discord, dove praticamente c'è un tizio che ha tutte le armi rosa. C'è un tizio che ha tutte le armi rosa. Con una personal style, va bene, ma Glenn, che cazzo ci fa Glenn? Ti prego Seppo, dammi una copia della Edge. Non è la Edge, ma è... Ah no. E perché non mi ha fatto l'animazione? Ah, perché mi sa che l'ho trovata già. È la prima volta che ti fa l'animazione. Mi sa che è la... Sì, perché è la prima volta che ti fa l'animazione. Ok, quindi un overboost ce l'abbiamo. E allora vai. Ok, vai. Dammi 3 stamp. 2, ok. Ok, allora ci fermiamo qua. Ci fermiamo alla 6 garantita. Cioè, ci fermiamo qua alla garantita. Ci fermiamo lì. Il server è per abbonati, Rick. Ora la metto l'immagine, però ve la posto, ve la faccio vedere. Ora ve la faccio vedere la foto. Tanto non mi costa niente. Madonna, da me si è avvicinato un brutto tempo incredibile. Non so se mi salta tutto. Ok, buono il parry. Dai. Chi è? Seppo, dai, un'altra Edge, per favore. Dai, ok. Abbiamo ripreso il controllo. Dai che forse abbiamo... Ho una Inobi. Mi va bene anche un'altra Inobi. Così gli do l'overboost. Altra Edge. Ok, GG. Ottima. Ottima. Mi piacerebbe adesso una Inobi per chiudere in bellezza. Mi basterebbe veramente una Inobi per chiudere in bellezza. Sperando che mi dia 2 stamp, però, per favore, dammi 2 stamp almeno. Ok, perfetto, abbiamo chiuso il banner. Perfetto. Ti prego, dammi una Inobi, giusto per un overboost piccolino, e io sono tranquillo. Oh, vabbè, Cloud vestito, giustamente, perché abbiamo la garantita. Va bene, tu hai fatto quello che dovevi, puoi andare a riposare. Puoi metterti qui a riposare. Prendiamo l'amiibo, in questo caso, piccolo amiibo. Giusto per flexare altre robe di Seppo. Potrei prendere l'action figure, ma è troppo grossa. Allora, vediamo quante sono, però. 1 e 2. Cloud. Oddio! Oddio, un overboost della Murasame per chiudere in bellezza? Ti prego, Inobi. Madonna,
O anche l'Hard Edge potrebbe essere. Madonna, se mi escono Ainobi e Murasame, siamo a cavallo. Dai. No, un'altra. Ok, va bene. Un'altra Edge. Overboost al livello 3, va bene. Peccato, mi sarebbe piaciuto un overboost. Mi sarebbe piaciuto un overboost del dell'Ainobi. Devo bere, tra l'altro. Grazie a chi mi ha ricordato di idratarmi. Sì, però ho speso un botto, Ho speso molto più di quello che volevo spendere. Hard Edge va benissimo. Ok, overboost anche dell'Hard Edge. Va bene. Ho speso, però sinceramente sono soddisfatto. Sono abbastanza soddisfatto di come mi è andata. Adesso sono soddisfatto. Almeno una copia dell'Ainobi l'ho presa. Ho overboost per la Nameless e 3 overboost per la Edge Wings. Quindi direi che mi è andata bene, spendendo comunque relativamente, perché cioè ho speso in realtà, però va bene, ci sta.